Siamo già su Zoom. Ok, posso vederle tutti io. Sì, dove vedo un po' tutti quanti. Puoi chiedere di attivare i video se vuoi. Ok, dai. Allora, per chi volesse può attivare il video così vi vedo anche io, mi sento meno solo. Grazie, perché se no mi sento davvero solo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, che bello. Buonasera. Ciao ragazzi, ciao ciao. Allora, adesso attivo la live anche su TikTok e poi tra 10 minuti parte anche le live su YouTube, perché non c'è spazio per tutti, anche su Facebook. Vediamo un po' Andiamo subito. se ci censurano, Dettagli e ma ti non vedo. credo. Tu sei uno. Allora, innanzitutto si sente bene l'audio? Qua il microfono, ottimo. Vabbè, ho più visione. Importante che non si vede la pancia. Quattordici, 86, 99. Io là Sei ovunque. sono ovunque. Abbiamo una serie di telecamere qua, tipo Mediaset. Bene, allora, ovviamente per gli utenti di Zoom hanno priorità perché vedo le domande più facilmente, poi avete anche una qualità diversa. Sui social vediamo un pochettino perché di là ho un video, di là c'è solo più telecamera, però diciamo, la mia visibilità sarà più che altro per gli utenti Zoom. E se volete accendere la telecamera è gradita, così vi vedo anche io, mi sento meno solo, perché tanto sui social non vedo niente a parte i commenti delle persone che mi malediranno, perché dirò delle cose che non sempre sono graditi alle banche. Allora, questa sera parlerò, tanto se voi avete domande o degli argomenti che volete che io affronti, scriveteli, che se non ce l'ho l'elenco magari lo accenno. Stasera io parlerò di investimenti, di asset difensivi, del problema che è successo in questi giorni per quanto riguarda il fallimento di banche importantissime, quindi sia americane che nel cuore dell'Europa, quando è stato fatto un attacco nel cuore dell'Europa. E la domanda che tutti si pongono è: può essere che mi fottano i soldi anche nella mia banca? La risposta è sì. Okay. Se riescono a fare uno sgambetto a una banca svizzera, vuol dire che è possibile tutto. E io ho già espresso la mia idea su questa questione, personalissima idea, da uomo che lavora contro le banche da 20 anni. Secondo me è più un attacco politico che economico. Hai bisogno di me? Volevo guardare la chat. Sì. Scusate, intanto che siamo proprio in diretta. Ok, quindi qua mi sento bene. Quindi stavo dicendo che a mio parere è più un attacco politico che economico. Perché in Svizzera è già un po' di tempo che si parla di ancora segreto bancario, c'è una parte della politica svizzera che vorrebbe ritornare al segreto bancario. Secondo me l'Europa ha voluto dare in qualche modo una lezione e fare scricchiolare anche la credibilità della Svizzera. Quindi questa è la mia opinione, perché è pressoché impossibile che accadano queste cose. Però accadono, ma accadono, ma sono organizzate come la Lehman Brothers, che aveva i mutui che non valevano niente all'interno della sua pancia e poi è scoppiato giù tutto. Quindi è successo già
in passato, però che succeda qua da noi è una roba molto, molto improbabile. Quindi se avete delle domande le potete scrivere qua. Saluto gli utenti di TikTok. Ciao ragazzi, TikTok mi ha dato molta soddisfazione perché il mio video di 4-5 giorni fa, dove ho parlato di banche, è arrivato a 500.000 visualizzazioni, quindi un numero enorme. I successivi poi hanno fatto 200.000, 300.000. Tenete presente che TikTok io ho pochissimi follower, quindi 78.000 follower, per dire quanto è di interesse pubblico l'argomento, ma purtroppo se ne parla poco. Invece su Facebook, su YouTube, che ho 45.000 follower o 50.000 follower, la visibilità è molto più bassa. Ok, 8 minuti, partiamo anche con YouTube e Facebook, quindi se Zoom non vi soddisfa potete passare, girare anche nei social, ma credo che regga abbastanza. Ok, loro possono scrivere in chat. Fate una prova in chat qui su Zoom cortesemente. Scrivete una qualsiasi cosa, basta che non sia un'offesa. Bravo, ciao Marco. Ciao Marco. Quindi ok, la chat va bene, perfetto. Buonasera a tutti. Ok, perfetto. Ok, avete degli argomenti tra quelli? Un saluto dalla Sardegna, ciao. Avete degli argomenti di vostro interesse? Scrivetemelo pure. Okay, magari così cerchiamo di affrontarlo. Poi se avete anche delle domande è possibile partecipare. Allora, adesso da TikTok mi arrivano delle domande. Allora, ragazzi, le domande per adesso c'è qualcuno che le trascrive tutte e poi alla fine cercherò di rispondere. Quindi per quanto riguarda i social non riesco a vederle tutte perché lì ho TikTok, là ho YouTube e Facebook e qui ho Zoom. E diciamo che la mia faccia è più rivolta più a Zoom. Però adesso do un'occhiata anche per tutti quanti. A parte che se sto così, perché della vado con la testa bassa, questo qua dovrebbe essere un po' più alto. Vabbè, facciamo come si può. Quindi qua, mutuo casa quando è irregolare. Ok, questo qua è negli argomenti, Marco, quindi parlerò dei mutui. Invita a partecipare alla live, Lulu e Martina. Cosa devo fare? Cioè, mi chiedono di partecipare alla live, no? No. Ah, ok. Su TikTok. Devo fare dei guai. Di solito sono dei bot o delle persone che vogliono solo avere visibilità. Ah, ok, ok. No, adesso su TikTok non accetto, magari la prossima volta quando cazzeggio un po' di più. Adesso stasera parliamo di questa serie. Grazie Daniele per l'evento, grazie a te per partecipare. Buonasera, ok. Tasso variabile, cosa fare? Ok, argomento che ce l'ho in pancia. La tua associazione come consulenza per la verifica un conto corrente e un mutuo e un prestito, che documenti richiedi e una parcella, Lucas. Ti faccio il preventivo in diretta, Lucas, o preferisci parlare domani mattina, magari chiami in ufficio? Ok, chiama in ufficio, manda i documenti e magari ti faranno un preventivo. Buonasera, come tutelarsi da una bar? Da una banca che ti eroga un mutuo consistente con un termine di 5 anni. Imprenditore forse un po' generico, ma tu che dici? Ok, la domanda è legittima. Domanda è legittima. Ok, dopo rispondiamo anche a questa. Ok, fatele pure. 4 minuti e 36, così partiamo con il programma. Non stare a guardare le domande, tanto quelle di Zoom te le segui. Sì, ok, ok. No, più che altro io guardo le domande perché so, dopo, cioè devo elaborare una risposta. Perché ovviamente gli argomenti fatte così live non me le preparo, quindi siamo in diretta
qualsiasi persona mi può chiedere qualsiasi cosa e non essendo un computer, magari alcune cose le devo elaborare, le devo, devo capire. Io sinceramente gradirei sentirti esporre un quadro di lettura di quello che è accaduto alle banche e inviare le domande a dopo, ok? Visto che sto attendendo da mezz'ora, Carlo. Va bene Carlo, armati di pazienza e ti darò la mia opinione che comunque ho espresso più volte sul discorso delle banche, su quello che è accaduto in questo momento, quindi secondo me è anche abbastanza chiaro quello che sta accadendo. C'è una dinamica geopolitica direi abbastanza critica. Quindi c'è metà del pianeta che la pensa in un modo, l'altra metà che la pensa in un altro. Quindi in questo momento è palese, Cina, Brasile, India, Russia e adesso anche Sudafrica che ha fatto gli accordi con la Russia a livello economico, la pensa in un modo e NATO e America e pochi altri la pensano in un altro. E quindi la forza del petrol dollaro è sicuramente scesa e da lì molte riflessioni e gli esperti in economia sanno già quello che è accaduto. Io l'ho detto già 6-7 mesi fa, questa roba qua dei mutui, delle banche, quindi chi mi segue, ma forse sono uno dei pochi che ha detto questo, che ha previsto questo, ma in realtà ci sono delle dinamiche che sono semplici, cioè laddove c'è instabilità, cioè c'è una pandemia che poi si è trasformata per molti in un'opportunità economica, quindi c'è stata una speculazione, poi successivamente c'è stato una dichiarazione di guerra, quindi mezzo pianeta è da una parte piuttosto che dall'altra, questo è un sintomo palese di instabilità. Quindi non è che ci vogliono degli analisti particolari. Poi dopo tante volte noi le cose non le vogliamo vedere. Ok, allora parto anche con gli altri social. Così abbiamo tutto in diretta. Perfetto. Ok, qua ci sono un sacco di domande. Allora, andiamo per gradi. Allora, iniziamo ufficialmente, sono le 21:09, siamo un po' in ritardo, quindi andiamo avanti per passi. Farò anche un po' di più, quindi me la prendo con calma, quindi se hai voglia di capire stasera qualcosa di più di quello che accade con i soldi, di quello che accade in banca, ti metti qui tranquillo e ascolti e poi ci sarà un momento anche per le domande. In questo webinar io ti esprimerò dati, ti esprimerò fatti. Ti esprimerò opinioni, che sono livelli completamente diversi. Chi fa questo lavoro come me da 20 anni, sa perfettamente come funziona il sistema. Rispondendo alla domanda prima di Carlo sull'opinione che io ho di questa situazione tremenda, tragica. È un problema di sistema. Cosa accade quando un sistema diventa così consolidato? Accade che noi iniziamo ad abituarci a questioni che pur percepiamo come assurde, le accettiamo. Noi accettiamo che giuridicamente la banca ci custodisca i soldi e diventi custode. Noi accettiamo che la banca
nel caso di fallimento, il famoso bail-in, ci prende i nostri soldi. Nessuna azienda ha questo diritto, eh? Nessuna azienda al mondo ha questo diritto. Se sei un imprenditore e perdi soldi, problema tuo. Noi accettiamo che la banca ci faccia un mutuo a tasso variabile. Ascoltami bene, a tasso variabile, mettendo in gioco i tuoi soldi. A te, che non sei né un esperto in economia, né una persona che si interessa di fluttuazioni economiche, pur sapendo che dal 2005 al 2009, Commissione Europea alla mano, 8 banche fra le più grandi d'Europa hanno fatto cartello e hanno aumentato il tuo mutuo. È già un dato, è già un fatto. L'hanno fatto anche dopo, però non l'hanno ancora beccati. Quindi cosa vuol dire? Che quando tu fai un variabile, la banca ti sta fottendo clamorosamente, perché stai giocando i tuoi soldi all'otto. È quello che sta succedendo. Allora, oggi i mutui aumenteranno in media del 24%. Così iniziamo a darti dei numeri. E nessuno ci può garantire che non passi il 30, 35, 40, 45%. Perché non è il doppio. Perché la signora Cristina della BCE deciderà quanto la tua vita vale, quanto tu devi pagare. E non gliene frega se hai uno stipendio o non c'hai soldi, non gliene frega niente. Perché parliamo di private e aziende. Provate a immaginare le aziende che hanno fatto dei mutui importantissimi, 1 milione, 10 milioni, 20 milioni, per fare capannoni, per darti lavoro. Falliscono loro, fallisci tu. Perdi il lavoro tu. Ma ti pare normale, torniamo al discorso di sistema, ti pare normale che siano le banche a decidere quanto è il costo del denaro e non uno Stato? Questo è normale? Allora, quando c'è marcio sotto, tutto il sistema non funziona. È un sistema che non funziona. Noi quando controlliamo il tuo mutuo, la tua fiduzione, il tuo conto corrente con gli interessi composti, è un po' come andare a casa di un ricettatore, ok, e cercare qualcosa che ha rubato. La banca ruba sempre. La banca ruba sempre. Sempre. Bisogna capire quanto ruba. Solo quanto ruba. Allora, io mille volte ho parlato anche nei miei precedenti video di asset difensivi. L'asset difensivo è quella strategia che usano i ricchi per diversificare il rischio. Quindi investono un po' in banca, un po' in immobili, un po' in beni, opere d'arte piuttosto che Rolex, piuttosto che oro, piuttosto che diamanti, non comprati in banca, ok? I diamanti vanno comprati con il valore del Rapaport americano e non col doppio del valore che è il valore stesso che vende la banca, come hanno fatto fino a 2 o 3 anni fa. Hanno fatto un business di tipo da 40-50 miliardi, hanno rubato soldi alla gente vendendo il doppio dei diamanti. E nessuno è andato in galera, nessuno. Quindi l'asset oppure anche il tuo lavoro stesso, okay? Questo è un asset difensivo, cioè diversificare con dei professionisti il rischio. Anche nell'argomento delle criptovalute mi è stato chiesto cosa io ne pensassi. Allora, le criptovalute sono destinate a crescere, però se non sei un intenditore di quella materia o non hai una persona affidata, lascia perdere, perché ci rimetti il cotto e il crudo. La criptovaluta
cresce in base allo scambio. Ok? Non c'è una criptovaluta che è magica. Più le persone scambiano la criptovaluta, e più il suo valore aumenta. Okay? L'esempio del Bitcoin è stato eclatante, anche se adesso è sceso, però è sceso perché hanno fatto speculazione. In realtà lo stesso Bitcoin non è mai sceso. Okay? Cosa fanno le grandi lobby? Comprano miliardi di criptovalute, quindi lo fanno salire alle stelle, poi a un certo momento tutti i giornali ne parlano, tutte le televisioni ne parlano, quindi tutti i polli iniziano a comprare la criptovaluta a un valore altissimo, appena si arriva a un certo livello, le grandi lobby, quelle che hanno comprato miliardi, vendono tutto e i polli rimangono con il cerino in mano. E quindi l'argomento è molto particolare, ok? Sicuramente le cripto cresceranno nel tempo perché è una moneta di scambio molto interessante, però bisogna essere capaci. Poi dopo ci sono le variabili. A dicembre FTX è fallito. Io stesso ero dentro FTX, tantissime persone nel mondo erano dentro FTX, seconda solo a Binance, che è una seconda piattaforma, una delle più importanti del mondo, ed è fallita. Nessuno l'avrebbe detto, ok? Giustamente, perché dice, ok, esco da FTX, che è una piattaforma importantissima di criptovalute, investo in Svizzera, che sono bello sicuro, ok? Track! 355 miliardi di buco, ok? E non è finita qua, ok? Subito dopo Silicon Valley. Okay? Quindi non è una roba particolare. Adesso, facendo una sintesi, senza saper leggere né scrivere, io in questo momento tutti i soldi in banca, ok, preferirei non averli. Qualsiasi banca esso sia. Quindi inizierei a pensare a un asset difensivo. Ok? La preoccupazione in questo momento molto di instabilità. Cioè, quando i giornali, mi viene in mente un po' La Repubblica, no? Il giornale di Paperino, insieme ad altri giornali, qua a Parma abbiamo una gazzetta, che ti dicono: no, 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 adesso che hai perso soldi, non è il momento di vendere. Quello ti dice la banca, dice: no, 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 non è il momento di vendere, ok? Perché devi perdere tutto, così dopo non vendi più niente e sei tranquillo. Okay. C'è un detto fra i trader, quelli bravi, okay, che è vendi e pentiti. Che questo è un detto che è spesso frequente. Quindi chi ha avuto, ha avuto, chi ha rata, rata, scordiamoci il passato, come dicono a Bergamo, e cerchiamo di andare avanti. Quindi ci lecchiamo le ferite e andiamo avanti. Okay, quindi questa è la situazione. Allora, io, che non parlo a caso, è 20 anni che faccio questo, è 20 anni che vedo della gente distrutta, è 20 anni che vedo della gente viene derubata, okay, in banca, derubata. Allora, ti derubano in diverse modalità. Quello del mutuo variabile adesso è sotto gli occhi di tutti, no? Adesso vedi il tuo mutuo che è aumentato e se hai uno stipendio fisso non sai come fare. Non immagini quanta gente perderà la casa. Nel 2021 sono 128.000 pignoramenti in Italia, 128.000 famiglie distrutte. Sono nel 2021. 2020, vabbè, pandemia e compagnia bella, quindi c'è stata una distruzione ulteriore. 2019 uguale, 2018 uguale. Quindi sono 10 anni, ok, che ci sono banche come Unicredit che hanno aperto agenzie immobiliari. Non dico cazzate, chi abita a Roma, chi abita a Milano,
ha visto l'agenzia di Unicredit. Ci hanno talmente in pancia case, okay, che hanno dovuto aprire le agenzie immobiliari. Case di gente, non di milionari, di gente che paga come te il mutuo, paga come me il mutuo. No, io non ce l'ho il mutuo, neanche lo voglio avere. Ok? Allora, due parole sul mutuo. Allora, il mutuo è una stronzata matematica. E vi dico anche il perché. Allora, quando tu fai un mutuo di 30 anni, ok, se paghi poco di interesse, ok, lo paghi il doppio. Cioè paghi due appartamenti. Quindi se fai un mutuo a 200.000 euro, ok, ne devi restituire 400. E ti assumi anche i rischi. I rischi che possono accadere a livello di mercato, quindi che si dimezza il valore della tua casa. Dico delle scemenze? No. I rischi che si può rompere l'impianto elettrico piuttosto col tetto. In 30 anni non si usura la casa e devi farlo tu, eh? Quindi praticamente cosa succede? Che tu paghi alla banca un bene che vale il doppio, okay? Sperando che in 30 anni non ti accada niente. Che nella legge delle probabilità è impossibile. Perché in 30 anni, siccome non sei un robot, ti succede qualcosa. Ma non per portarti sfiga. Cioè chi è qui e ascolta lo sa che in 30 anni possono capitare, uno va su e giù. Va su e giù per il lavoro, va su e giù per l'amore, perché ti lascia l'amore della tua vita, sei triste. Va su e giù perché ti muore un caro. Va su e giù perché è mille motivi. O magari perdi il lavoro. Quindi la casa va comprata quando hai i soldi, altrimenti con l'affitto non rischi niente. Non è vero che le perdi, perché ci vivi. E metti via i soldi. Perché la casa non è tua quando hai il mutuo. Amici miei, questa è la verità, che quando tu hai il mutuo, la casa non è tua. È un'illusione. È un'illusione inventata dalla banca. Sui mutui le banche fanno una speculazione che voi non avete idea e poi entro nel merito di come controllare il mutuo, però puoi guardare anche da solo a casa. Stavo salutando i ragazzi di YouTube e Facebook. Ciao a tutti, ciao a tutti. E dove ero rimasto? A Francesca. Mutuo che è una spesa, che la casa non è tua. Ok, sei attento. Allora, il discorso del mutuo, che la casa non è tua, è un'illusione. È stata inventata dalla banca. Perché? Le grandi lobby, per tenerti sotto scacco, hanno un potere, quello di prestarti i soldi. Ci sono dei periodi storici, molti, vedo che qua non sono tutti ragazzini, molti hanno la mia età, dove ti prestavano i soldi e ti chiamava la banca dicendo: oh, vuoi 5.000 euro, vuoi 10.000 euro, vuoi 30.000 euro, ok? 2000, 2002, 2003, 99, 98, ti pregavano per darti i soldi. E ti davano i soldi anche senza rating. Cioè, anche se tu non avevi la credibilità, ti davano i soldi ugualmente. Adesso, se non sei classificato AAAA+, ok, e sei milionario, la banca i soldi non te li dà. Ma non è la cazzata di Basilea 2, sono tutte sciocchezze. Sono tutte sciocchezze. Non te li dai i soldi perché ti devi fare fallire. Questa è la motivazione. Allora, cosa succede? Per rendere schiavo un popolo, io lo devo indebitare, lo devo fare lavorare per me. Perché di fatto, quando tu prendi una casa che costa 200.000 euro e sei un dipendente, tu pensi che 200.000 euro li devi dare alla banca.
Quindi lavori mezza vita per dare i soldi a loro. Se tutto va bene. Se tutto va bene. Però la banca non si accontenta. Non si accontenta di distruggerti e basta. Vuole anche la tua casa. E a un certo punto, in modo perverso, che solo un demone può ragionare così, ti fa un conto vile che attraverso una loro organizzazione, chiamata cartello, che sono stati beccati, aumenta il tuo mutuo talmente tanto che tu non ti puoi più permettere di pagare. E così ti sequestra la casa e acquisisci potere. La banca, il tuo mutuo variabile, non è che se lo tiene in pancia, lo vende, lo cartolarizza e diventa il tuo mutuo uno strumento economico, con leva 7 o 10 o 15. Perché tu devi sapere che la banca, a differenza tua, se ha in cassa 10.000 euro, ne può dare almeno 70.000 euro in prestito. Prima era 140.000, alcuni dicono di dovrebbe essere per 7, ma in realtà fanno anche per 10, per 12, perché non le controlla nessuno. Allora, cosa accade se domani mattina tu vai a ritirare i tuoi soldi e tutti vanno a ritirare i propri soldi? Che i soldi non ci sono. Ed è lì la bolla speculativa. E le banche scoppiano. Una banca fallisce o si avvicina al fallimento, come è successo in Svizzera, perché non ha più soldi. Ma non li ha mai avuti. E questo è il punto. Tu quando metti i soldi in banca, hai un investimento in banca, stai buttando i soldi dentro un pozzo. Perché se sei ricco, tu quei soldi lì non li prenderai mai indietro. Perché morirai con i soldi in banca, che non daranno ai tuoi eredi. Perché romperanno le palle anche lì. Sapete quante cause ho fatto io? Non immaginate. Io addirittura sto facendo le cause per i buoni fruttiferi in posta. Non ti danno i soldi indietro. E quello che dico lo posso dimostrare. Sentenza di 10 giorni fa. Ci ho fatto anche un video. Allora, perché parlare di illecito nel mutuo è pressoché assurdo? Perché è il sistema che marcia e con questo sistema marcio ti rubano sempre, sempre, sempre. Il 100%. Poi a volte vale la pena fare la causa, non vale la pena, il punto è questo. Perché per fare le cause devi fare le perizie, ci vuole un legale, ci vuole un perito econometrico. Le persone hanno paura di fare le cause perché si ha la percezione che la giustizia non funzioni, ma non è vero. Non è vero. Chi dice questo non fa questo lavoro. È vero che ci possono essere giudici corrotti, sì, in tutti gli ambienti, ma la maggior parte delle volte la giustizia funziona e i giudici fanno bene il loro mestiere. Lo state guardando in questi giorni, mezzo governo è indagato per una questione gravissima, gravissima. Si sta parlando di pandemia colposa. Cioè vuol dire che questa gente prende 3 ergastoli. Sono indagati. Se questa gente non avesse la faccia come il culo, almeno si dovrebbe dimettere. Almeno. Ma però noi siamo abituati anche a questo. Cioè noi siamo abituati che mentre la gente moriva, uno faceva affari con le mascherine. E non ce ne frega niente. Siamo abituati che un ministro della sanità manda i messaggi a Pfizer piuttosto che al suo uomo dicendo dobbiamo far paura alla gente perché altrimenti non vendiamo più sieri magici. Cioè quando la gente non ha
non prova più vergogna e noi non ci imbarazziamo per questo, tutti ci possono fregare. A me non ci fa più impressione niente. Perché l'audio è stato disattivato? Disattiva, Monica. Mi approfitto per bere. La puoi disattivare tu? Perché secondo me non è capace. Siamo noi, Monica. No, perché c'è, vedi che c'è il verde. Dov'è? Sì. Ottimo, ti abbiamo disattivato la memoria. Quindi stavo dicendo che quando noi non abbiamo più la sensibilità per capire quello che ci gira attorno, quando qualcuno ti chiede un certificato verde per mangiare un gelato piuttosto che prendere un caffè o ti prendono a schiaffi se non porti un pezzo di stoffa all'aperto, cioè vuol dire che il problema non è banche, il problema è che possono fare qualsiasi cosa. Il problema è la sensibilità. È la sensibilità. Perché qualcuno si può permettere di fare qualsiasi cosa a te? Perché tu lo permetti. Quando è che nella vita sei stato maltrattato? Quando è che nella vita hai sofferto profondamente per una persona? Quando tu l'hai permesso. E la stessa cosa accade nel sistema. Noi permettiamo cose incredibili e facciamo finta di niente. La nostra epoca ha rovinato questa Italia, questa Europa e questo mondo, aggiungo. Oggi noi spendiamo 30 miliardi per anni, quando la Costituzione lo vieta. Lo vieta e sembra normale. Sembra normale che diamo 30 miliardi per comprare armi. Armi. E la gente muore. Quindi tutto è possibile. È possibile che domani arriva l'ufficio delle entrate e seppur ha dichiarato con le cartelle pazze di dare 250 miliardi di errore al popolo italiano di cartelle che non si sa che cosa sono. Sapete che sono partite 600.000 cartelle esattoriali così a cazzum. A cazzum. La maggior parte sono prescritte perché dopo 5 anni sono prescritte. Ti mandano delle cartelle del 98. Tu hai paura e le paghi. Invece non devi pagarle. Vai dal tuo commercialista Ebet e ti dice paga, fai una rateizzazione. No, non devi pagarle. Semplicemente. Allora, quando tu sarai stanco di questo sistema e inizierai a dire adesso basta, il sistema sarà rotto. E questo è il punto. Inizierai a controllare la tua banca, il tuo conto corrente, il tuo mutuo, la tua fiduzione, i tuoi investimenti. Manderai a cagare quello che ti rompe le palle, manderai a cagare tutta la gente che ti sta antipatica e glielo dirai in faccia. È un discorso di atteggiamento mentale. Tutte le volte che le persone mi dicono ma si vince, si vince se fai qualcosa, ma se stai a casa a guardarmi quanto faccio i video non succede niente. Io devo andare in tribunale per vincere. Io dopo 20 anni sono ancora qua e ho l'85% delle cause vinte. Io dovrei andare in televisione ogni santo giorno. A me non mi chiamano neanche i complottisti. Sapete perché? Perché io lo faccio come lavoro, non faccio teorie. Io faccio perizie econometriche che porto in tribunale. E devo vincere. E so che per vincere devo studiare. So perfettamente quali sono i rischi che si corrono andare in una causa. Ma lo faccio perché è giusto.
Ed è questo il passaggio epocale, culturale e sociale. Quando tutti noi faremo qualcosa perché è giusto, e non perché guadagniamo, perché è giusto, allora tutto diventerà molto più semplice e la nostra società migliorerà e la banca non ti fotterà. E non è un'utopia. Le banche nascono con l'intento di custodire il denaro e quando prestavano il denaro dovevano chiederti a te l'autorizzazione. Se oggi tu vai a chiedere i soldi tuoi in banca, ti guardano male. Ti guardano male. C'è della gente che mi chiede, ma posso ritirare i miei soldi? Cioè siamo talmente traumatizzati che neanche i nostri soldi abbiamo il coraggio di ritirare. I nostri, eh? Io sono andato in Banco Posta, dove avevo un conto corrente che adesso ho tolto, io ritengo che Banco Posta in questo momento sia la banca peggiore che c'è, okay? Perché è una banca che non ti dà neanche i tuoi buoni fruttiferi, vuol dire che siamo veramente messi malissimo. Ho bisogno di 2.000 euro. Perché? Mi ha detto. Perché? Sono miei. Mi ha detto, guardate che non vi dico palle, mi ha detto al massimo ti do 1.500 euro. Cioè è iniziata una trattativa. E scusi, ma io sul conto corrente ce li ho? Sì, ma al massimo ti posso dare 1.500 euro perché dopo non ce n'è per gli altri. Io non credevo alle mie orecchie. Ragazzi, andate a ritirare domani mattina 5.100 euro. Adesso si è alzato 4.999. No, andate a ritirare. Sapete che iniziano a chiamare il direttore e tutti i commessi là dentro? E vi minacciano dicendo, guardate che se tu ritiri i soldi, ti segnaliamo. Cioè, la percezione che tu hai è che viene tipo, non lo so, un'ombra nera e ti segue fino a casa e appena arrivi a casa suona la guardia di finanza e ti dice tu perché hai ritirato i tuoi soldi. Questa è la percezione. Comunque una motivazione è perché non mi fido della banca. Ve la do io una motivazione che è legittima. Ok? Quindi questo è... Ciao ragazzi, quanta gente su TikTok mi fa diventare matto TikTok. Ok, adesso dovrò imparare a fare quella la roba di come si chiama, come fanno gli MSMs. SMR, quella con il che fanno i rumori. Voi vecchi non lo sapete, però vi dico questo: su TikTok, che io mi sono andato da poco su TikTok, poi c'è stato un video che ha raggiunto 500.000 visualizzazione, allora adesso siamo arrivati a 7-8.000 persone che mi seguono, quindi farò questo investimento. C'è un sacco di gente che con il microfono fa i rumori, così fa, e ha un sacco di follower e guadagna un sacco di soldi. Adesso io non mi sto a prendere in giro, giuro che è così. Si chiama? ASMR. Ancona, Savona. Milano, Roma. Ecco, ASMR, si chiama così, quindi c'è della gente che fa il rumore con i microfoni, ha un sacco di follower, guarda, un sacco di soldi lo fanno per farti rilassare, ok? Io consiglio uno Xanax, però c'è chi fa così. Comunque per dirti che va bene così. Allora, detto questo, sono stato abbastanza chiaro su il sistema, cioè... Quello che a me interessa è farti entrare nella testa che il sistema che è così, e noi siamo abituati a un sistema che è assurdo, che però accettiamo, ok? È un po' come andare all'ospedale, okay? In un paese dove si pagano il 64% di tasse, questo paese è l'Italia,
e aspettare 9 ore, 10 ore per fare una visita medica. E a te pare normale. E a tutti pare normale. Stiamo tutti zitti e ringraziamo. Ok, invece in un paese civile non dovrebbe essere così. In un paese civile non dovrebbero mancare 24.000 persone all'appello e la gente non dovrebbe morire per batterio resistenza. Che a breve sentirete parlare, la magistratura si sta già muovendo, ok? Vai negli ospedali, ti prendi un batterio resistente, ok? E ci lasci le penne. Andate a informarvi un pochettino. Io mi sono informato perché purtroppo l'anno scorso ho perso mia mamma per questo motivo. Quindi ho fatto degli studi in questo senso e non immaginavo che c'era un numero esagerato di persone di questo tipo che purtroppo muoiono. Allora, detto questo, questo è il sistema. Quindi dal momento che tu comprendi che il sistema è in questo modo, il sistema può controllarti o tu puoi controllare il sistema e iniziare a stare dentro il sistema, però un po' con un passo indietro, cioè con l'osservazione di quello che se succede qualcosa almeno ci salto fuori, ok? E per quello che ho parlato di asset difensivo. Il sistema in questo momento è fatto per fotterti. Punto. Questa non è una cosa nuova. Cioè nei secoli è sempre stato così, ok? Ovviamente noi immaginiamo che nel 2023 ancora non ci sia qualcuno che gioca a fare Dio. Perché di questo stiamo parlando. C'è qualcuno, ok, che gioca a fare Dio. Vuole tenere sotto scacco i popoli e le popolazioni. Non vuole che tu diventi ricco, non vuole che tu fai la vita che meriti. Ti sei mai chiesto perché qui lo stipendio base è 1.300-1.400 euro e di fianco a noi è 3.000. Chi è che ha deciso che deve essere lo stipendio 1.300-1.000? Perché non 3.000? Qual è il parametro? Il parametro, te lo dico io, non è economico, non è vero. Tu potresti guadagnare anche 3.000 euro. Il parametro è che tu devi rimanere povero. Perché povero disturbi meno. Perché non hai tempo per informarti, non hai tempo per andare in riunioni, cercare di coalizzarti con altre persone. Ti metti a sistema e stai zitto, perché devi dare a mangiare ai tuoi figli. Chi oggi dà fastidio è la media borghesia, ed è lì che stanno facendo l'attacco. Alle persone che hanno i suoi 200-300.000 euro, che magari hanno una macchina figa, hanno una casetta, si sentono sicuri ed è lì che li stanno massacrando. Perché nei secoli chi ha rotto le scatole alle grandi lobby sono state sempre la medio borghesia. Ed è lì che hanno rubato i soldi in Svizzera. 355 miliardi di capitale. Questi soldi l'hanno presi da te o persone comunque che hanno soldi in banca. E non li riprendi più, eh? Non li riprendi più. Ok? Quindi su questo non ci piove. Allora, soldi sotto il materasso, sì, tenendo presente che l'inflazione volerà all'8%, quindi come è successo in Inghilterra, quindi con 100 euro ci compra le cose, ce ne vogliono 108, tanto per darti una... Cioè cala il valore di acquisto, il potere d'acquisto, questa è l'inflazione. Quindi qualcosa bisogna fare. Solitamente quando cala il potere d'acquisto bisogna andare sugli oggetti. Ok? E lì oro usato... Gli stessi Rolex sono aumentati, adesso sono appena diminuiti, ma comunque rimangono sempre un buon investimento. Opere d'arte, operazioni immobiliari veloci,
oppure anche attività commerciali che fanno cash flow. Tenere i soldi lì per 10 anni perdi molto. Allora, in media tenerli in casa si perde circa, ovviamente dipende dall'anno, in 5 anni perdi dal 4 al 6%, in banca perdi dal 5 all'8%, quindi perdi più, perché paghi anche delle commissioni. Quindi qualcosa bisogna fare. Però piuttosto che rischiare tutto, è meglio stare fermi, si perde l'inflazione, perché poi l'inflazione va su e giù, dipende da... Ok, fino a qua ci siamo. È troppo importante la premessa, perché la premessa è la sostanza. Perché altrimenti uno mi chiede, dice, ma il mio mutuo è regolare? No, il tuo mutuo non è regolare. Il tuo mutuo non è regolare perché c'è il tasso floor. Allora, la banca è talmente perversa, ok, perché questa è perversione, che ti fa un mutuo a tasso variabile. Quindi il mutuo a tasso variabile, in teoria, dovrebbe essere così. Il mercato decide quanto tu devi pagare, ok? Che in realtà poi non è questo, non è così, perché ci sono dei cartelli che decidono quanto devi pagare. Ma facciamo finta che se il tuo mutuo si abbassa molto, loro mettono un tasso pavimento, quindi un tasso floor, al 2%, 2,5%, l'ho visto anche al 3%, dove sotto quella soglia, ok, tu devi pagare ugualmente. Quindi se il mutuo si alza tanto, ok, c'è qualcuno che ha il tasso K, si chiama, ma pochissimi, se si alza tanto, fatti i tuoi, paghi. Se si abbassa, che tu dovresti veramente pagare pochissimo, paghi lo stesso tanto. Ok? Quanta gente ha il tasso floor all'interno del suo mutuo? Milioni. Milioni. Quanta gente deve prendere dietro i soldi? Milioni di persone, tutte quelle che hanno scritto tasso floor. E qua non c'è discussione, secondo me no, cioè non, è così. Si fa un calcolo matematico e ti restituiscono i soldi. Tutte le persone che hanno un mutuo a valuta estera. Ci sono milioni di italiani che hanno un mutuo in yen, piuttosto che franco-svizzero, piuttosto che altre monete. L'hanno fatto perché così cartolarizzavano il tuo mutuo. In quel caso diventa indeterminato e il mutuo passa al tasso BOT. Ci sono mutui che superano addirittura il tasso soglia di usura. Ci sono talmente tante anomalie che noi ci stanchiamo di attaccare la banca. Dopo bisogna capire se il gioco ne vale la candela. Tutto lì. Però su un mutuo di 200.000 euro per 30 anni, metti il caso che abbia un'anomalia tipo l'usura, la restituzione sono 200.000 euro. Allora, vale la pena fare causa per 200.000 euro? Secondo me sì. All'85% di possibilità di portare a casa il risultato. Perché in questo momento i numeri sono questi, per quanto ci riguarda, dopo 20 anni. Allora, non è se la banca ti ha rubato o meno, è quanto ti ha rubato. Allora, vi dico una curiosità che mi ha chiesto anche nel mio gruppo Telegram, che si è parlato di interesse composto, ok? Che difficilmente sentirete parlare di questo argomento. Allora, l'interesse composto che la banca applica in quasi tutti i conto correnti, specialmente quelli affidati, è una truffa che viene utilizzata, una vera truffa, dove praticamente il caricamento dell'interesse viene fatto mensilmente. Cioè tu paghi, esempio, il 10% mese all'anno, ok? Cosa succede? Che tu hai il caricamento ogni mese di una piccola percentuale. Facciamo finta che paghi il 12%, così te la faccio capire, facile. Paghi il 12% l'anno, quindi verosimilmente paghi circa l'1% mese. Il conto non è giusto, lo faccio per farti capire. Quindi 100 euro in un mese diventa 101 euro. Il mese dopo la banca ti applica non gli interessi sui 100 euro iniziali che ti ha versato,
ma sui 101, quindi 100 euro più 1 euro. Tu prova a immaginare moltiplicato per miliardi di euro, per milioni di persone. Sono ogni giorno 1 milione di euro che ti rubano. E non te ne accorgi. Perché ci vuole una perizia econometrica, ci vuole un conteggio su un conto corrente. Sulle aziende affidate, io ho trovato delle situazioni dove devono prendere milioni di euro, o 1,2 milioni, 1,7 milioni, 1,8 milioni. Per questione generale. Perché il mio commercialista non me lo dice, o il mio avvocato non me lo dice? Ok? Semplice, perché non sono capaci. È molto semplice. È un po' come andare dal medico chirurgo specialista nel ginocchio che ti fa un'operazione che ti rimette in piedi e poi vai dal tuo medico di base e dice: ma secondo te quello là è vero che mi fa camminare? Fantasie. Ok, perché? Perché non è capace. Questa. La maggior parte delle aziende che io ho visto sono fallite per commercialista incapace e avvocato incapace. Questa è la mia esperienza personalissima. Per non parlare poi di swap e di derivati, che è un argomento che molte persone ci hanno messo migliaia e migliaia di euro. Okay? Gli swap sono illegali, i derivati sono illegali. Okay? Quindi qualsiasi documento voi abbiate a casa dove c'è scritto swap e derivati sono illegali. Okay? Non credete a qualcuno che vi dica che vi dice il contrario di questo. Allora, poi un altro argomento che mi è stato chiesto è il discorso delle fiducie. Ok? Hai delle domande lì? No, 3 pagine non ce la possiamo fare. Accade dopo le 2:30. Ah, vabbè, no, abbiamo tempo. Dai, allora. Allora, dammi pure le domande. Tanto accetto. Allora, sul discorso delle fiduzioni, le fiduzioni sono quel documento che la banca ti fa firmare, sia che tu sia un privato, che tu sia un'azienda, per vincolarti a vita attraverso un documento. Sono fiduzioni omnibus, che sono illegali. La fiduzione omnibus è illegale perché è indeterminata. È un contratto, deve essere determinato. Ok? Poi dopo ci sono anche quelle fiduzioni con i codici ABI all'interno, quindi sono annullabili, e anche altre anomalie. Comunque tenete presente che la maggior parte delle fiduzioni in commercio sono nulle. Cosa vuol dire annullare una fiduzione? Vuol dire che il tuo rating si alza, vuol dire che tu non rischi del tuo, okay? Perché quando tu hai firmato una fiduzione, in qualsiasi momento la banca ti può bussare alla porta, e togliendo questa fiduzione, tu puoi addirittura richiedere quello che hai chiesto in precedenza perché sei poi pulito. Quindi nel tuo rating non c'è più niente che impedisce di avere un eventuale altro prestito. Quindi in questo momento si possono togliere le fiduzioni a bizzeffe. Ok, quindi abbiamo 3 pagine. Allora, una cosa, questa Zoom qua, spero di finire prima. La Zoom finisce alle 22:30 perché c'è il tempo. Quindi se qua dovesse cadere, beh, magari no, comunque potete andare o su TikTok o su YouTube o su Facebook. Abbiamo messo il link, sì, ho messo il link sul mio gruppo Telegram. Ok, iniziamo con le domande. Che è venuto voi. Mutuo, Una carte revolving, banche, domanda conto corrente precisa, domande precise postale. mi servono, se no. Allora, E andiamo con le domande precise. ho mutuo a tasso variabile, tetto massimo e con un'ISA di 28.000 euro. Dice che rinegoziarlo è vero. Ho capito la domanda. Ok, a posto. Mm. Tanto leggo anche qua. Allora, quali sono gli asset difensivi? Allora, dai, apriamo un Adesso pochettino le domande. Adesso leggerò un po'
qui alla mia destra. BNL, BNP Paribas. Parere, analisi sintetica l'effettiva situazione della banca sistemica BNL BNP Paribas in base al CET 1 Lazio non dovrebbe passarsela male. Gli stress test della BCE sono drogati. Ok, facciamo qui la domanda. Allora, la domanda è che fa questa signora di un paio di banche, se queste domande, se queste banche sono credibili in base a Woods piuttosto che la BCE, eccetera, eccetera. Allora, la banca svizzera il giorno stesso era data come una banca solida sia dalla BCE e sia da tutte le società di rating, ok? E poi è crollata al 45 o 55%. Queste società sono società pagate dalle banche e se tu dai retta a loro sei in un bagno di sangue, ok? Quindi non hanno nessun tipo di validità. Allora, ciao, Fidomestic Card Evolving dal 2.4 e pago a restituire 5.000 euro, sono legali? No, le carte Evolving sono illegali tutte, okay, perché hanno un caricamento mensile di interessi e l'interesse mensile non è legale, è solo l'interesse annuale. Quindi le carte Evolving le potete stracciare perché non valgono niente. Okay? Sono tutte sopra l'usura. Ormai non le fanno quasi più, qualche disgraziato le mettono ancora, ma dimenticatele. Okay. Ok? Dimenticatele, se vi hanno fatto pagare tutti gli interessi, avete dato anche troppo. Vado avanti. Sì. È vero che le banche concederanno i mutui solo per case green? Allora, le banche concederanno i mutui solo per le case green? Questa è la domanda. Assolutamente no. Questa delle case green è un'altra sparata di business per aprire altri debiti, perché di questo stiamo parlando, perché per mettere a regime una casa spendi tipo 50-60 mila euro che non hai, e di conseguenza devi fare un prestito. Siamo fra gli unici al mondo, che ha in mente questa stronzata che crollerà, ok? Green sono altre cose, non sicuramente questa. Poi veramente c'è questa gente qua, veramente pensate che faccia qualcosa per la nostra salute? Lo fanno per business. Sui mutui INPDAP è legale che si può rinegoziare solo una volta? Allora, sui mutui INPDAP, giusto? Quindi istituto di previdenza. È normale che si possa rinegoziare una sola volta? No, non c'è un limite di negoziazione. Diciamo che questi sono ignoranti e ti rompono le scatole, però uno può rinegoziare all'infinito. Si può fare a causa dopo aver venduto la casa ed aver pagato 12 anni di mutuo ex Anton Veneta? Si può fare la causa, sì. L'importante è che non sia passati da oltre 10 anni dall'ultima rata pagata. La prescrizione è 10 anni. Ok. Non si sente bene chi fa la domanda, ok. Le ripeto io, Michele. Ripetere, chiedono il signor Natalino se puoi ripetere come il procedimento della raccomandata per passare a tasso fisso. Allora, sì, perché ho fatto questo video che è diventato anche virale, dove ho spiegato un modo per proteggerti. Non è un'azione legale. Allora, nel caso una persona non riesca a pagare il mutuo perché è diventato troppo alto e non riesce a pagare le rate, deve informare la banca di questa difficoltà. Lo deve fare per iscritto. Quindi non deve chiamare il consulente, deve mettere per iscritto la sua difficoltà attraverso una PEC o una raccomandata con ricevuta di ritorno. Con la presente, io, Pinco Pallino, numero mutuo
c'è il numero sopra il vostro mutuo, codice fiscale, dichiara di essere in estreme difficoltà nel pagare il mutuo perché la rata è diventata troppo alta e mi posso permettere mettere la cifra per 12 mesi, per 24 mesi. Quindi dovete mettere la cifra che vi potete permettere in quel momento e il tempo. In questo modo create un muro per evitare che vi facciano decreti ingiuntivi o che vi facciano pagare interessi molto più alti. Ok? Perché quello va agli atti e la banca poi vi deve rispondere a qualcosa. Ho dato un anticipo all'agenzia immobiliare per comprare casa, adesso in banca non mi danno un mutuo. Posso fare causa al direttore della banca anche all'agenzia immobiliare? Bella questa. Allora, questa è molto interessante questa domanda. Allora, ho fatto richiesta in banca per un mutuo, giusto? Poi l'agenzia non ha venduto la casa. No, al contrario, ha dato un anticipo all'agenzia per comprare casa. Dato anticipo. Ma la banca non le concede il mutuo per sempre la stessa casa. Ah, ok. Ha dato l'acquirente. Ah, ho capito un'altra cosa. Ma comunque è interessante perché la dico. Quindi questo signore ha dato all'agenzia l'anticipo e la banca poi non gli ha dato il mutuo. Vabbè, l'agenzia ti restituirà i soldi, perché non può fare altrimenti, perché è vincolato al mutuo. Su questo non c'è problema. Più che altro, non so perché quando faccio diretta mi viene la tosse, più che altro è molto interessante questo. Manda la raccomandata alla banca e anche all'agenzia dicendo che non ti interessa più avere il mutuo perché altrimenti vai in CRIF per 90 giorni e tu non puoi ricevere più nessun tipo di prestito. Ok? Quindi la banca ti rifiuta un mutuo, tu non puoi andare in un'altra finché quella non ti cancella. Questa è una roba che sanno in pochi, ma è davvero molto interessante. Perché rischi di non poter comprare casa, perché sei in centrale rischi, perché una banca non ti ha voluto magari dare il mutuo. E tu per 90 giorni, a volte anche 120, sei fregato. Quindi la banca devi mandare subito una raccomandata con ricevuto di ritorno dicendo di cancellare i tuoi dati. Subito. Ok, i conti correnti sono garantiti dallo Stato fino ai famosi 100.000 euro. Oppure se salta si rischia di avere solo i numeri su uno schermo? Allora, diciamo, allora parliamo di normativa. Allora, la normativa che hai menzionato si chiama buy-in, quindi c'è questo accordo che ti coprono fino a 100.000 euro. Però il discorso è questo. Se la banca fallisce o ti fotte, cioè chi te le dà questi soldi? Questo è il punto. Cioè, è già successo in Italia in questi ultimi 10 anni, sono 34.000 persone fottute con obbligazioni subordinate, con diamanti, con swap, e che più ne ha più ne metta, con investimenti fasulli fatti alla Cazium. Cioè, chi mi dice, ma chi mi garantisce con questa instabilità che domani nel mio conto corrente non trovo più niente? Perché guardate, guarda, io ti dico che io ho 3 casi dove quella persona aveva i soldi in banca, si è recato nel suo conto corrente e non aveva più niente. E in quel momento la telecamera era rotta. La firma digitale era pari pari ed è stato trasferito in un altro conto corrente all'estero tutti i fondi di questa persona. I carabinieri sono stati chiamati, sono intervenuti, in quel momento, caso strano, le telecamere erano rotte e questa è rimasta senza la lira. Cioè ci sono anche delle cose incredibili che capitano, che uno non ci pensa. Vi dico anche questa, così la sapete, che sono particolari. Io ho 2 casi dove una persona ha comprato la macchina, cioè quindi io vengo da te. Dico, ciao Carlo, mi interessa il tuo Ferrari. Dice, va bene, vieni qua a comprarlo. Accetti un assegno circolare? Cioè, sì, chiamo la banca,
faccio il bene fondi, qual è il problema? Okay. Chi è che accetterebbe qui un assegno circolare emesso dalla banca? Alzi la mano, vediamo un po'. Siete tutti malfidenti, siete, perché ascoltate a me. Comunque, diciamo che la maggior parte delle persone si fida, ok? Un assegno circolare. Cosa succede? Questo ti dà l'assegno circolare, tu chiami la banca, dice, banca, questo assegno è buono? Loro ti dicono sì, perché l'assegno è emesso da loro. Tu fai il trasferimento, depositi i soldi in banca, ti compaiono i soldi in banca, il giorno dopo c'è scritto storno, perché l'assegno che ti ha dato circolare è una copia. Lui intanto è andato a cambiare quello vero e tu rimani con la copia che non vale niente. Hai fatto il passaggio dell'auto e la tua Ferrari è già in Germania che sta facendo il trasferimento a un altro e tu ci hai rimesso tutti i soldi. Quindi l'unico modo per avere la certezza è avere i soldi sul conto corrente. Altrimenti con il circolare ti fottono clamorosamente. In quanti la sanno questa cosa qua? Nessuno. O perlomeno in pochi. Ti faccio due domande che arrivano da Zoom, così lo rispondiamo prima che cada. Sì. Allora, tre domande. Uno, il tuo punto di vista sulle società di gestione di denaro come Azimut. Società, sì, di gestione di... Ah, come Azimut. Sì, ce ne sono diverse. No, non mi fido. Il mio punto di vista è che stanno in piedi un po' come le banche, queste società, e quindi i soldi devi tenerli in tasca, perché se ce l'hai in tasca tu puoi fare quello che vuoi. Semplice, banale, semplice. E boh. Poi? C'è una ragazza davanti a me che dorme, fantastico. Ti vedo, sai che carina, c'è anche un bel profilo, quindi scusa se ti ho disturbato. Ti voglio bene, perché si vede concilio il sonno. Poi ci sono tre domande che ti faccio insieme, perché alla fine sono tutti i tuoi pareri. Sì. Uno, quali sono gli asset difensivi in questo momento? Quale conto corrente scegliere e quali alternative eventualmente ci sono? Allora, prima domanda, andiamo per passi. Quali sono gli asset difensivi? Gli asset difensivi, allora, operazioni immobiliari veloci, quindi prendi un bene, lo ristrutturi e lo rivendi con speculazioni molto basse, cioè molto piccole. Per fare questo ci vogliono dei professionisti, si fanno. Oro vecchio, non nuovo perché le commissioni sono altissime. Rolex, possibilmente vecchi, questo è un buon asset, opere d'arte, però bisogna essere capaci anche lì, e in quella parte si può mettere in azionariato, però anche lì va fatto sempre con dei professionisti. E una doppia valuta in casa va sempre bene, una doppia valuta euro, dollaro o se qualcuno gli piace il rublo, anche quello che sta aumentando. Quindi l'asset difensivo vuol dire diversificare i rischi, anche con le cripto. Se sei capace, qualcosa, in questo momento rimarrei su quelle un po' più Chiedono in famose, diretta. Ti Ethereum piuttosto che Bitcoin. chiedono in diretta investire in bot e in terreni? In Bot o terreni? ma i bot si rischia poco. Ma non è un investimento, non è che guadagni tanto con i bot, cioè, neanche l'inflazione. Sui terreni sì, assolutamente, poi dipende cosa ci fai sopra. Cioè anche lì io ho diversi agricoltori come clienti, dipende tutto, poi a livello imprenditoriale cosa ci fai. Quindi questo è. Adesso ho inibito la signorina che dormiva, porca carne se ne andava, mi rilassava la mente. Con tanti in casa, BPT. Sì, anche buoni del tesoro, va bene. Cioè, allora, quella roba lì vanno benino. Vanno benino. Ah, quella qua, ti vedo, ciao. Quella roba lì vanno benino, però non sono investimenti. Cioè, nel senso che le tieni lì, non guadagni. Ma non prendi neanche l'inflazione, capito? Non prendi neanche l'inflazione.
Quale conto Sì, e poi è vero, le banche non te lo propongono perché guadagnano poco anche le banche. Vero. corrente scegliere in questo momento? Allora, guardate, conto correnti è come dire quale inferno scegliere, è la stessa cosa. Dipende dall'utilizzo che tu ne fai. Allora, molti non sanno che noi possiamo avere anche un conto corrente gratuito perché la legge lo prevede, la legge europea. Quindi noi possiamo andare in banca e chiedere un conto corrente gratuito. Detto questo, va bene. C'è un paradosso pazzesco in Italia che c'è l'obbligo di avere un conto corrente per lavorare, ma non c'è l'obbligo di apertura. Quindi se tu chiedi quello, non te lo aprono. E non c'è una banca buona. Quindi fai in modo che fai un pacchetto annuale in base alla tua esigenza e punto. Non ci sono banche buone. Ci sono banche che ti spingono a fare degli investimenti sbagliati e prima di fare un investimento, devi chiedere qualcuno che sia al di fuori della banca, perché la banca ti vende il suo prodotto. Ok. Ok. Adesso c'è un'altra ragazza che sta per addormentarsi. No, Facciamo veloce, mancano due o tre domande. non è attenta, attentissima. Ho fatto investimento in euro immobiliare, li svincolo tutti. Nessuna banca fa l'interesse del correntista, certo. Dimmi. Ho fatto investimento in euro immobiliare, li svincolo tutti. Ho fatto investimenti in euro immobiliare. Ne svincolo tutti? Questa è la domanda. Sì. Risposta sì. La mia opinione è quella. E i conti correnti postali, l'hai detto prima, corrono rischi, si può farsi intestare un assegno postale a valore di 3 anni come quello bancario, No, lasciate normale. stare gli assegni postali. Allora, fatti dare i soldi e basta. Perché devi avere la vita difficile. Ok. Cioè, oggi ragazzi, cioè, a meno che tu non abbia 40 milioni di euro, che non sai come girarli, cioè, oggi davvero 500 mila euro sono così. Cioè, non Sono arrivati gli ultimi due. ti preoccupare troppo. Le ultime due, una è un tuo parere. Manca una cultura di base nella scuola. Bonomi Carlo dice: manca una cultura di base nella scuola dove volutamente non sono stati insegnati cultura finanziaria e Costituzione italiana. Più che una domanda, è un'opinione sua che ovviamente io condivido. E quando ho fatto la premessa all'inizio del sistema, è questo il problema. Il sistema è dovuto anche da noi, innanzitutto, che noi siamo il sistema anche, ma anche la scuola, la cultura. E oggi, purtroppo, questo benessere, perché noi viviamo nel benessere, ci ha portato a indebolirci. E abbiamo quasi paura a chiedere i nostri diritti. Siamo spaventati, perché preferiamo stare nel nostro orticello. Stai nel nostro orticello oggi, stai nel nostro orticello domani e poi ti trovi a stare da solo. Solo. Il male di questo secolo è la solitudine. Siamo soli. Perché le persone vanno nei social? Da sentirsi meno soli. Noi abbiamo un male dove tutti noi abbiamo vergogna a parlarne, che è la solitudine. Noi ci sentiamo soli. Abbiamo paura persino quando qualcuno ci chiede scusa, sai l'ora? Quando uno si avvicina e ci chiede l'ora, abbiamo paura. Quindi il problema è sociale e da lì poi tutte le conseguenze del caso. Aspetta che blocco Rita che si è attivato, che okay, è fatto. Quindi da lì tutte le conseguenze del caso, perché la solitudine, che è quello che vogliono le lobby, non ci permette di comunicare, non ci permette di interagire tra di noi e fare un gioco di squadra. Basterebbe che domani mattina 500 persone si mettano d'accordo e vanno a ritirare i soldi in una banca.
e creano un esempio. Quella banca lì crolla, o perlomeno diventa instabile, perde in borsa immediatamente. Allora tu capisci che potere hai. Avete visto in queste regionali, nazionali prima e regionali dopo, quanto le persone sono sfiduciate e non votano più. Quindi non voti più, non chiedi i tuoi diritti. Quindi quando ci sono questi presupposti, io lobby, io ladro, posso fare di te quello che voglio perché tanto tu non ti difenderai. E addirittura le persone come me diventeranno i nemici. C'era un detto che diceva: stai attento che i media ti fanno odiare realmente chi combatte contro le lobby. Quindi io questa sera e questo webinar poco tecnico, quello che ti voglio portare, e spero che tu ti porterai a casa, è una riflessione di sistema e di quanto noi facciamo parte di questo sistema e di quanto noi lo subiamo purtroppo. Questo sistema, perché non interagiamo tra di noi, non ci informiamo, a parte la mala informazione che ormai è palese. Sharon Stone stava piangendo a una serata di, è vero, che ha perso la metà del suo patrimonio nel crack della banca Silicon Valley. Sì, è vero, caro. Però vabbè, ne ha perso solo la metà, io con la sua metà sarei ricco, però effettivamente. Le ultime due domande sono, secondo me, di chiusura. Come possono contattarti e come la tua associazione aiuta le persone? Allora, la mia associazione aiuta le persone informandole. Alcune questioni si possono fare anche gratuitamente, le cose più semplici. Poi per andare a questioni più avanzate, quindi perizie, avvocati, tribunali servono dei soldi, quindi la gente deve pagare. Purtroppo non ho un potere governativo da potermi permettere di fare cause per tutti. Per contattarmi, www.deciba.it, c'è il nostro sito, ci sono tutti i numeri di telefono, oppure decibainfo@libero.it, oppure il numero qui in ufficio da domani mattina in poi. Quanto è il mio numero qua? Io non mi chiamo mai. Il nostro numero è 0521 24 76 73. Scusate, non faccio mai il numero. Fate lo screenshot. E potete parlare con me o con qualche mio bravissimo collaboratore. È uguale, ok? Siamo tutti bravi. Poi dipende da caso a caso qual è la situazione. Diciamo che la cosa certa è che noi siamo molto onesti intellettualmente. Perché purtroppo in questo periodo mi sono capitate tantissime situazioni dove avvocati facevano accordi con le banche a discapito del cliente. Quindi l'altro giorno ho fatto un ragazzo, che poi siamo diventati anche amici, dove mi ha portato le prove del suo avvocato che ha fatto l'accordo con una banca a suo discapito. Quindi quello noi lo possiamo garantire. Io personalmente faccio questo lavoro da sempre e lo faccio perché ci credo, lo faccio perché è giusto e poi qualcuno lo deve fare. Non è un lavoro facile per niente, però credo che avere un'organizzazione di professionisti che combatte le banche sia molto importante. Fra l'altro, adesso giovedì sono a Roma, che stiamo stringendo un accordo molto importante con un CAF importante che ha 6-700 uffici in Italia, che ci ha chiesto di stringere una collaborazione visto il nostro livello, e questo ci potrà permettere anche di far arrivare questo tipo di informazioni al grande pubblico, perché queste informazioni devono essere portate al grande pubblico, perché questo poi ci dà la possibilità di diventare tutti più forti. Quindi questo è quello che penso. Ok, quindi
www.decima.it. Altre domande? Sono in causa con Findomestic per una revolving, troppi interessi, andrò dal giudice a fare di pace. Riavrai i miei soldi? Sì. Sì, sulla carta revolving non c'è storia, ragazzi. Una roba ormai trita, ritrita, che ormai non le fanno neanche più. Saranno carte revolving vecchie. Direi... Buonasera, ci spiega meglio cosa fare con i mutui da YouTube? Con i mutui a tasso variabile col CAP, ormai paghiamo tassi superiori ai massimi tassi che potete fare. Ma se il CAP è basso, tienilo Maria il mutuo. Il CAP deve essere basso. Dipende che CAP hai. Dipende da lì. Però mandacelo e controlliamo. Magari il tuo mutuo, che ne so, è in usura e la banca non devi dare nessun tipo di interesse. Ha già ricevuto. Allora, la diretta prosegue su... Ok, rispondo a Carlo. Su TikTok... E su Facebook Gaetano Villeneuve e su YouTube Gaetano Villeneuve. Hai già ricevuto richieste per aiuto riguardo il super bonus o non fa parte delle competenze dell'associazione? No, super bonus non è di nostra competenza, non siamo capaci. Cioè, ho una mia idea, ma non affrontiamo questo discorso con il super bonus. Okay. Cosa ne pensi di Priamo? Di? Priamo. Chi è Priamo? Ah, non so. Ah, ma forse il... come si chiama? Priamo, penso che sia il consigliere qua a Parma comunale, forse. Non so. Da quale piattaforma arriva? TikTok. Forse. Ah, no, se è il consigliere comunale Priamo. Ma sì, Priamo, sì. Ma è bravo Priamo, come si fa? È un bravo ragazzo Priamo. Poi la politica, ragazzi, la gente in politica un po' si trasforma, però lui personalmente lo conosco, devo dire che è un bravo ragazzo. Banca IFIS ha perso delle cause? Banca IFIS? Banca IFIS, secondo me non ha vinta neanche una per i prodotti che hanno in giro. Va bene, qua io ho terminato. Okay. Tutte. No. Guardo Facebook. No, più che altro, vabbè, su TikTok ho risposto pochissimo. Scusatemi. No, TikTok ho risposto tutti, eh. Ho sì? Fatto anche le domande di TikTok. E dove, come fate a beccarle? Vabbè, c'è tutto qua. Ah, su TikTok. Ah, ottimo. Bene. Ok, beh, tra poco scade il Zoom. Ok, allora, ci siete ragazzi di Zoom? Ah, ma qua c'è un'altra pagina di Zoom, perché io vedo sempre gli stessi. Cioè, avete sempre questa signorina che dorme, che è dolcissima. E poi dopo... Ma un po' mi rilasso, perché poi di fianco c'è questissima. Bellissima. Complimenti per il servizio. Siete bellissime. Allora, no, sto caso girando Cirio, la... Cirio, ti chiedono. Cosa ha fatto? Cosa ne pensi del caso Cirio? Caso Cirio? Cavolo, ma torniamo indietro. Cosa vuoi che pensi, caso Cirio? Ma sapete quanti casi Cirio ci saranno? Ragazzi, questo è la punta dell'iceberg. Tirate via i soldi dalla banca. Proteggetevi. Ok? Chi mi ascolta da qualche mese nel mio gruppo Telegram, io ho previsto quello che sarebbe successo sui mutui. L'ho detto alla nausea. Rinegoziate il mutuo, c'è instabilità. Poi ha superato la mia fantasia, cioè veramente sono successe delle cose eclatanti. È un momento di instabilità che non c'è mai... Cioè se domani faccio un po' di fantasia e chiudo qua, perché tra 4 minuti chiude Zoom, poi potete collegarvi lì, vi do il tempo.
Allora, se domani qualcuno dichiara guerra, ok, voi i vostri soldi, secondo te, li vai a prendere in banca? Cioè, davvero ci credete? Cioè, c'è una possibilità che succeda un patatrac o no? Cioè, visto quello che sta accadendo. Adesso ne parliamo un po' sulle social, perché qua dopo si stacca tra poco, vero? 3 minuti. Giusto? Possibile chiedere una cosa specifica, consiglio per situazione a collo mutuo. Manda un'email. Ah, beh, sì, per raccolta mutua manda pure email. Luca. Ti chiedo il drago. Allora, ragazzi, allora vi saluto su Zoom, venite pure su YouTube, ok? Così concludo il mio pensiero sul discorso delle banche, su quello che bisogna fare. Grazie a tutti i partecipanti di Zoom, siete stati bellissimi e simpaticissimi, anche chi ha dormito. Anche di fianco, ciao, che carino. Che bello. Io vedo poche, sono tutte donne, guarda, c'è anche un maschietto qua, ci sono un po' di bei uomini e belle donne. Vi voglio bene a tutte quante. Va bene, ci vediamo su YouTube, sul mio gruppo Telegram, se avete bisogno di me, decibainfo@libero.it. Ok? Per chieste di matrimonio dopo mezzanotte. Ci sta. È un attimo, Italia 1. Ok, andiamo di qua, stacchiamo di qua. Non si va a staccare di qua. Vi Ecco io. passo alla Francesca. Ciao ragazzi.